like a rabbit, fly like a bee. No matter what you do, you'll never get away from me. Because I'm right behind you, baby. No matter what you do, turn around and off the dead of the right behind you, baby. Right behind you, baby. Well, I'm right behind you, baby, and you never know where you went. Well, you can go through the east, go through the west, the north and the south, and all the rest. You can walk at the heart, but go across the floor. No matter what you do, you'll never be. Buongiorno a tutti e ben ritrovati da Dulluca95 in un altro video recensione di War Thunder. Quest'oggi faremo una battaglia realistica su Essen contro gli Stati dell'Asse utilizzando un caccia americano, il P-40 Kitty Hawk. Un aereo sicuramente famosissimo, conosciutissimo e dalle buone prestazioni. È entrato in servizio nel 1941, questo caccia venne prodotto in più di 13.000 esemplari e utilizzato più o meno in tutti gli scenari di guerra dove parteciparono le forze armate americane, utilizzato anche dalle forze aeree del Commonwealth come l'Inghilterra, il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda e persino dalla Russia, dall'Unione Sovietica. Infatti un sacco di P-40 vennero venduti e appunto spediti in Russia, dove vennero molto utilizzati. Il Curtiss P-40 era equipaggiato con un motore Allison V1710 che gli donavano una velocità massima intorno ai 589 km orari. Aveva un tasso di virata di 22,80 secondi e un tasso di salita intorno ai 10 metri al secondo. Stesso tasso di salita del Devoatin 520 francese, anche lui di appunto 10 metri al secondo, che non è molto, anzi in effetti è un pessimo tasso di salita, perché se prendiamo per esempio un Mach 202 dell'aeronautica italiana, aveva un tasso di salita intorno ai 25 metri al secondo, quindi più del doppio di un P-40, e un Bf 109 tedesco Messerschmitt aveva un tasso di salita intorno ai 18 metri al secondo, quindi quasi il doppio di questo velivolo americano. Quindi sicuramente una delle lacune del P-40 è il suo tasso di salita, veramente basso, quindi non sarà facile e semplice per voi avere un vantaggio di quota rispetto alla maggior parte dei caccia avversari. Ma a parte questa sua lacuna riguardante il tasso di salita, uno dei suoi pregi è l'armamento offensivo, ovvero 6 mitragliatrici da 12,7 mm Browning M2. Con un munizionamento di 1686 proiettili. E quando colpite qualcosa con le 12,7 mm, fidatevi che fate un bel danno. Soprattutto contro i bombardieri. Quindi il P-40 è, diciamo, ottimo per abbattere bombardieri. E logicamente è anche ottimo altrettanto contro i caccia. Solo che il suo calibro da 12,7 mm è molto efficace contro aerei pesanti e siamo oltre dotati di un'eccellente velocità di picchiata, quindi cerchiamo di picchiare contro quello JU-87G e cerchiamo di abbatterlo con le nostre mitragliatrici. Apriamo il fuoco su di lui e nel giro di una manciata di secondi gli eliminiamo il pilota. Ci accorgiamo subito di un Bf 110 che si sta preparando a darci un frontale, o io credevo volesse darmi un frontale, invece continua ad andare dritto. Colpiamo il suo motore, gli incendiamo un motore e gli spezziamo un'ala, eliminando il secondo giocatore avversario. Buttiamo il muso verso il basso per prendere un po' di velocità, vediamo un Bf 109, e cerchiamo di colpirlo ma lo manchiamo. Subito ci accorgiamo di un altro Henkel 112B che ci sta per dare un frontale, apriamo il fuoco su di lui e gli danneggiamo il motore. Vediamo un Bf 109 Bruno che cerca di schivare il nostro attacco, ma gli mettiamo un critico alla coda e lui va a fare compagnia alle betulle di Essen, confermandoci il nostro terzo abbattimento. Abbiamo fatto una bella passata, un'entrata diciamo alla Indiana Jones, danneggiato gravemente un motore di
uno degli aerei, il terzo l'abbiamo abbattuto, il primo l'abbiamo mancato, ma comunque è stata una buona passata. Qui buttiamo il muso verso l'alto perché abbiamo necessità di effettuare una boom enzumata o appunto andare in picchiata contro quel Henkel 112. Qui perdo un attimo il controllo del velivolo, ma riesco fortunatamente a riprenderlo. Cerchiamo di metterci a coda di quel Henkel 112 che sta impiccando, non una buona mossa da parte sua, perché nel giro di qualche secondo saremo in grado di sbriciolarlo con le nostre 6 Browning da 12,7 mm, ma prima che noi riusciamo ad aprire il fuoco su di lui si eietta dal tettuccio dalla cabina di pilotaggio senza la possibilità di darci nessun altro abbattimento. Quindi qui è stata un po' una rosicata, perché logicamente se l'avessi colpito, se avessi sparato 1 o 2 secondi prima, magari l'avrei preso e mi avrebbe dato la kill, ma non importa. Continuiamo la partita. Vediamo un Henkel 112A che sta cercando di colpire un nostro alleato incurante, non ci caga, quindi per noi è un facile bersaglio. Apriamo il fuoco con le nostre mitragliatrici e nel giro di 2 secondi li eliminiamo il pilota, confermandoci il nostro quarto abbattimento aereo col P40 Curtis, un armamento offensivo che lo sentirete quando sparerete addosso a qualcuno, ve lo posso garantire, vi accorgerete che state utilizzando il P40. Ce lo mettiamo al confronto di uno Spitfire, al confronto di un Mach-E 202, di un BF-109, sono tutti aeroplani che bene o male hanno un armamento offensivo minore rispetto al P40. Magari lo Yak-1, quello possiamo, appunto, o l'AG-3, lo possiamo paragonare simile come armamento offensivo a livello di potenza a quello del P40, ma come abbiamo detto prima, una sua pecca è il suo osceno tasso di salita, che è 10 metri al secondo, è abbastanza appunto non vergognoso, ma basso sicuramente sì. Il suo tasso di virata non è niente di eccezionale, il suo energy retention è molto molto basso. Un BF-109 trattiene un LAG-3, un MiG-3, uno Yak-1, sono tutti aerei che trattengono l'energia molto di più rispetto a un P40. Ma tantissimi, persino un Mach-E 202, un Ki-43 giapponese, sono tutti aerei che hanno un energy retention un po' più alto rispetto a quello del P40. Ma fermi lì, perché non voglio continuare a criticare, perché sennò altrimenti sembra che non mi piaccia questo velivolo. In realtà mi piace moltissimo, perché se dobbiamo fare, diciamo, uno schema, prendere delle statistiche per quale aereo sia il migliore come multiruolo fra tutti gli aerei che vi ho appena menzionato, il P40, logicamente il P40 è il migliore. Può essere equipaggiato con tre diverse opzioni, diciamo, di bombe. La prima opzione è appunto due bombe da 100 libbre, la seconda opzione una bomba da 500 libbre e la terza opzione due bombe da 100 libbre e una da 500 libbre. E vi garantisco che quando bombarderete le unità terrestri avversarie sarete molto ma molto precisi con questo aereo. In ogni caso, torniamo alla base per ricaricare le nostre mitragliatrici e riparare l'aereo, quindi taglio una piccola parte del video e ci rivediamo fra pochi secondi. Eccoci di nuovo qui a circa metà mappa, pronti a ingaggiare l'ultimo BF-109 rimasto. Abbiamo un discreto vantaggio di quota su di lui, quindi cerchiamo di attaccarlo effettuando una boom enzumata. Lui butta il muso verso l'alto, quindi facciamo la stessa cosa anche noi, visto che non vogliamo essere dei facili bersagli, e cerchiamo di effettuare un loop per scendere in picchiata contro di lui. BF-109, Messerschmitt sicuramente migliore in termini di prestazioni, ma sicuramente meno armato del P40. Qui desisto dal mio attacco, dato che non avevo assolutamente un angolo che mi permettesse di aprire il fuoco su di lui, mentre adesso effettuiamo una seconda picchiata contro il BF-109 con meno velocità. Prova a chiuderci l'angolo, noi apriamo il fuoco, riusciamo a colpirlo, ma non lo danneggiamo gravemente. Noi apriamo i flap dalla velocità e dalla velocità ci parte un pezzo del flap destro. Qui sottovaluto appunto la velocità o l'energia del BF-109, che con estrema rapidità
ci si mette a nostre ore 6, inizia a spararci, un nostro alleato interviene per attaccare il BF-109 e logicamente aiutarci. Noi proviamo ad effettuare un'altra passata sul BF-109, apriamo il fuoco su di lui, lo manchiamo completamente e il BF-109 va a schiantarsi. Era l'ultimo giocatore rimasto e quindi vinciamo la battaglia realistica Essen, dato che tutti i giocatori avversari sono stati eliminati o sono morti. Abbiamo effettuato 4 abbattimenti, uno Junkers 87, un BF-110, un BF-109 Bruno e un Henkel 112. Quindi appunto abbiamo fatto vedere più o meno come si comporta il P-40 contro la maggior parte dei suoi avversari, spazionando da caccia pesante appunto ai caccia più leggeri. Diciamo così la battaglia realistica, arrivando secondi con un totale di 3102 punti, 2 unità terrestri distrutte e 4 abbattimenti aerei. Sicuramente una buona partita e anche divertente, infatti utilizzare il P-40 vi darà delle grandi soddisfazioni, soprattutto quando sparerete addosso ai vostri avversari. Cioè, cosa vi devo dire riguardante il P-40? Tutti voi già conoscerete il P-40, tutti voi conoscerete le sue caratteristiche. Non ha niente di particolare che brilla a parte il suo armamento offensivo. Sicuramente però non è pessimo in niente, quindi appunto è un aereo, diciamo che bilanciato tra virgolette, che deve cambiare stile e modo di combattimento in base ai suoi avversari, perché logicamente se affronterete un BF-109 voi dovete affrontarlo e giocarvela più sul turn fight. Se invece affrontate uno Spitfire o un Ki-43 giapponese dovete andare di motore, quindi dovete utilizzare il vostro motore più forte, quindi dovete boom e zoomare e cercare di sfruttare la vostra velocità contro il nemico. Ottimo multiruolo, quindi è abbastanza caratteristico come velivolo, sicuramente piacevole da volare, che dà soddisfazioni. Il video qui termina, spero come sempre che vi sia piaciuto, un ringraziamento appunto a tutti quelli che si stanno iscrivendo e tutti i miei iscritti, perché state veramente diventando numeri abbastanza importanti e per me lo sono, quindi vi ringrazio tutti, spero che comunque quello che faccio vi piaccia. Ci rivediamo in uno dei miei prossimi video, ricordatevi che non ci sono buoni o cattivi aerei ma soltanto buoni o cattivi piloti. Buona giornata e alla prossima, ciao!